di licenziamenti illegittimi e anche di qualcos'altro, perché questi lavoratori, a mio modo di vedere, sono stati assunti e presi in giro, perché è vero che abbiamo un accordo dove ci dovevano essere 15 persone del vecchio Bingo Family che dovevano transitare alla nuova struttura, ma è altrettanto vero che questi lavoratori sono stati assunti per poi essere cacciati solo perché non hanno superato il periodo di prova. Noi abbiamo chiesto quali fossero i criteri perché queste persone non abbiano superato il periodo di prova, è stato risposto dal dottore Gulitano che lui a casa sua può fare questo ed altro. Noi non siamo d'accordo su questo qui, perché questi lavoratori hanno dato tanto al Bingo Family, questi lavoratori hanno i requisiti per poter stare lì, ma non accettiamo neanche l'arroganza di chi, a mio modo di vedere, non ha neanche l'esperienza per poter gestire un bingo. Noi abbiamo chiesto a più riprese un tavolo di concertazione, non stiamo chiedendo nulla, non stiamo chiedendo assunzioni, noi chiediamo un tavolo di concertazione, perché lì ci sono dei lavoratori, e non ce l'abbiamo con questi lavoratori, che non hanno un minimo di esperienza e sono stati assunti sicuramente perché avranno gli sgravi fiscali. Allora, su questo noi non ci siamo, noi vogliamo un tavolo, la protesta non si fermerà qui, perché se è il caso andremo anche a parlare con Sua Eccellenza il prefetto, e se è il caso spiegheremo anche che all'interno di questo bingo ci sono delle irregolarità palesi, così sgombriamo il campo. Una guerra tra poveri? No, noi non vogliamo che sia una guerra tra poveri, noi vogliamo che ci sia un giusto riconoscimento per questi lavoratori. Quelli che sono all'interno devono rimanere all'interno perché meritano di lavorare, perché c'è rispetto per questi lavoratori, però chiediamo che questi lavoratori gli sia ridata quella dignità che qualcuno gli ha tolto, solo questo. Gli sgravi fiscali possono diventare anche questo. Gli sgravi fiscali purtroppo per la crisi che c'è può determinare anche questo qui, ma io ritengo che non è solo questo qui, perché qui c'è del Lazio con chi ha gestito la vecchia gestione che sta mettendo il becco, questa è la pura e santa verità, dobbiamo avere il coraggio di dire questo qui, e se è il caso noi smascheremo anche questa situazione qui.